Ciao a tutti, i fan di Detective Conan e benvenuti in questo nuovo video dopo un po' di tempo. Un video in cui andrò a recensire e sotto, sotto il risultato di un, di un piccolo sondaggio. Il sedicesimo film di Detective Conan, un'undicesimo attaccante o di 11 striker eh, in inglese. Ero appunto indeciso se fare questo oppure full score of Fear, non Mordia della Paura è il dodicesimo film, e ero indeciso tra quei due, però quindi ho deciso perché non fare un, un sondaggio per vedere cosa preferivate prefer vedere voi, e il risultato è questo film. Allora, è un film che è stato, l'unico doppiato dopo il quattordicesimo. E quindi, mh, cioè perché dopo il 14 dopo sono tutti sottotitolati invece questo è doppiato? Mi pare l'addoppiato super quando è uscito. E ma gli altri purtroppo sono, sono in, in giapponese. Detto questo, credo che possiamo iniziare con questa recensione del film Detective Conan: L'undicesimo attaccante. Il film inizia con uh, Goro che sta nel suo ufficio e riceve una chiamata da uh, uno con la voce camuffata diciamo che si capisce un criminale perché dice, anche perché dice che ha piazzato delle altre bombe. E, um, allora Goro dice eh, che è uno scherzo, eh, però poi subito dopo si verifica un'esplosione e sotto casa sua esplode la macchina e quindi a, a quanto pare non è uno scherzo ma se fosse stato uno scherzo non ci sarebbe stato il film ovviamente inizia l'intro e devo dire molto ben animata come sempre e poi ci so siamo subito in un piccolo stadio dove ci sono i detective boys con Goro questo prima de dell'avvenimento e si apre dell'intro quindi una sorta di flashback e ci sono i de detective boys in questo in Questo campo si stanno allenando eh, con dei giocatori professionistici, tipo quegli eventi dove ci sono i giocatori, tu vai, puoi conoscerli. C'è anche Goro, Sonoco, eccetera. Il gruppo dei Detective, Detective Boys è affidato a Idea Kaji, che noi conosciamo molto bene perché è comparso anche var varie volte nell'anime tipo la prima apparsa nel calciatore ricattato uno dei primi episodi in cui veniva ricattato proprio lui qui c'è una conoscenza mentre i bambini si allenano di Shinzo Yamamori Mi sono andato a rivedere il nome ce cioè, l'ho letto con co i ricchi da cana che praticamente è un direttore e conosciamo anche una reporter Kauru Kota che a quanto pare entrambi sono e eh, lavorano il direttore ora per la Curi TV e, però è, è un direttore che però ha pochi ascolti mentre lei è una reporter che sarà diciamo cacciata dal, dal, dal suo posto e che sta cercando uno scoop e, però si scopre questo e non si scopre nient'altro perché lei interrompe la conversazione e intanto i bambini stanno giocando tutti tranne Conan sotto richiesta di Akagi, di Hideo Akagi, che vuole che arrivi dopo. Intravedono che c'è anche l'ex calciatore, calciatore Nakaoka e si chiedono del perché se è lì. Forse si dicono che non ha mai dimenticato il calcio. È un calciatore che si era, che si era fatto male, nonostante fosse molto bravo si è dovuto ritirare rit 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 dal calcio aveva anche ricevuto un'offerta dalla Tokyo Spirits ossia la squadra diciamo, principale della J-League quella per cui ti fa Conan e quella di Deo e, però appunto ci è accorsato questo incidente quindi ha dovuto ritirarsi finalmente è il turno di Conan di giocare quindi si impegna davvero tanto fa delle bellissime giocate e si vede proprio molto felice che è a suo agio in, in questa situazione dove gioca a pallone e proprio nel suo habitat diciamo mentre gioca incontriamo Sakaki Ryosuke, che mi pare si chiami così a quanto leggo e che Goro riconosce subito infatti durante un'importante partita lui aveva segnato un autogol e Conan continua a a giocare spensierato ehm, con tutti che lo fissano per la, per la sua bravura tant'è tant che il calciatore ideo si dice che si arrende una volta finito eh, un giocatore della Big Osaka Igo si avvicina a Conan dicendo se conoscesse Shinichi e dicendo anche che aveva scambiato qualche parola con lui mentre Shinichi giocheva, giocava a pallone e lui ovviamente dice che è stato Scinici insegnato a giocare a pallone e ovviamente lui aveva visto la somiglianza e anche lo stile identico di giocare quindi ha detto e ha visto e ha insegnato Scinici a giocare per questo gioco come lui qui c'è anche la gag buffa eh, che dove Igo come, come si fa con i bambini prende e accarezza la testa cioè gli strofina i capelli diciamo e, e i boys dicono fossi in te non me, li, non me li laverei più e lei dice gli ritocca dice lavali è meglio quindi c'è anche questo interscambio tra di loro un po' comico un po' spensierato diciamo tutto questo perché per dare il tempo ad un, ad un altro personaggio, al quinto personaggio di arrivare. Mi pare che si chiamasse Motora e Keichiro, che mostra a Goro le, le, le foto di quando il figlio stava giocando la, la sua prima partita, che poi si scopre di essere anche l'ultima perché e lui soffriva di cuore ed è morto durante eh, in, amb cioè in ambulanza durante, dopo una partita dove si è sentito male. Il dottor Akasa sottopone l'ennesimo qui quiz che viene risolto brillantemente da Endo, eh, un giocatore della gamba Osaka, non del Big Osaka, un'altra, eh, che usa queste parole e mettere la mano sul fuoco e farlo di mano questo sarà un dettaglio fondamentale e intanto arriva anche Sanada un altro giocatore Stavolta della Big Osaka che mh, si vede subito che è un po' un dilettante che è un, un po' mennefreghi mennefreghista fuori dai schemi diciamo Conan poi vede che sul taccuino della reporter c'è scritto KK e quindi inizia a chiedersi cosa, cosa voglia dire però qua non siamo ancora entrati nel, nel, nel mistero, quindi eh, possiamo anche andare avanti, eh, per Conan, diciamo, almeno. E, um, Endo insegna, che è questo qui, insegna a Conan come calciare una punizione, e sotto sua richiesta. E dopo aver detto parole molto sagge riguardo il fatto che un handicap di un... Di un giocatore può risultare fondamentale per una partita, così così, dice davvero delle belle frasi. Allora calcia la punizione: e calciando la punizione, segna facendo, dando modo di avere una transizione. Che ora ci trasferiamo durante la partita. Siamo al National Stadium, dove ci sono Genta, Mitsuhiko, Yumi, Aikonan e il dottor Agase vedono eh, una partita. Intanto torniamo alla scena iniziale dove ci sono Ran e Goro che vedono che la macchina è esplosa e allora Goro si mette a parlare con quello a questo punto il dinamitardo per telefono. Il dinamitardo gli lascia un messaggio e sotto, diciamo, indovinello e, e allora è Goro che è un po' sorto diciamo e non, non capisce bene e, um, il dinamitardo si arrabbia e usa questa espressione ho detto mano mano come mano sul fuoco o fallo di mano e questo è, è già un indizio per chi potrà essere il colpevole ma che poi um, arriverà dopo infatti il colpevole ovviamente sarà uno di quei di quelle cinque persone ma dopo questo arriverà dopo L'unica cosa che possono provare a fare al momento è decifrare il codice. Quindi Goro chiama la polizia e giunge a una conclusione: ossia che la bomba, la prossima bomba, si trova si trovi nel parco di Aido e quindi si dirigono lì. Una volta lì, si mettono eh, ad indagare su, sulla bomba, cioè si mettono a cercarla e. E l'indovinello faceva riferimento a un bambino blu e ad una zebra e porta ancora a pensare che la bomba sia all'inizio nella fontana dove c'è un asino, va bene, e un bambino. Ma poi eh, guardandosi un po' intorno e eh, pensa che si trovi sotto un albero, sotto uno specifico albero quello a sinistra, sempre per indicazioni dell'indovinello che Ora non mi so a rispiegare. cioè, non vi dico le, le sette parole. Ran chiama Shinichi e all'inizio non risponde, poi, dato che ehm, Conan, per, na, nella partita di, che vedeva Conan, è finito il, il primo tempo. Conan, non se Shinichi può rispondere, gli, si scrive l'indovinello e si mette a pensare a quale possa essere la soluzione. Grazie ad un altro gruppo di bambini che nel frattempo sta facendo una specie di intervista, si ricorda che ehm, i Tokyo Spirits hanno come mascotte una, una zebra e invece l'altra squadra che sta giocando, i Gamba Osaka, hanno come, come mascotte un bambino blu, appunto. E quindi pensa che la bomba si, possa trovarsi nello stadio. Allora, poi, con, con un gioco di parole un po' complicato, Conan ehm, nota che, per esempio, se si diceva eh, sinistra di albero e si prende il radicale a sinistra dell'idogramma albero, eh, come dice nel messaggio, e poi seguendo istruzioni sempre di questo tipo si, si, met si mettono dei, dei, dei radicali, dei idogrammi kanji messi insieme che appunto messi insieme vogliono dire tabellone un po difficile come come soluzione dell'indovinello però e conan scopre quindi che e, la bomba sta sul tabellone segna punti. si dirige quindi da, da casa che è dalle chiavi della macchina e lui va a prendere lo skateboard Ma avete presente quei quelle cose che stanno fuori dai stadi, che assumono dei grandi tubi che credo servono per sostenerlo. Ecco, Conan con lo skateboard fa praticamente ci, ci va, cioè skate praticamente su questi tubi giganti che lo portano in cima allo stadio e devo ammettere che questa scena mh, non è che mi piaccia tanto un po' per, per il fatto eh, che è un po' irrealistica però eh, nonostante sia ricca perché usi lo skateboard non la trovo molto convincente ma credo sia l'unico modo per, per farla arrivare appunto su si vede un punto che skatea tra le travi, tra i vari tubi e impalcature diciamo dello stadio senza perdere l'equilibrio ed è un po' di ci cavolo come fa a non perdere l'equilibrio se, se così fatto sta che riesce a raggiungere il tabellone con un, con un po' di difficoltà e, e trova le bombe Ai che si allontana un attimo e lo chiama e Conan ha, ha individuato intanto le bombe e gliene parla Conan con la voce di Shinichi informa la polizia che le bombe si trovano e sul tabellone insegna punti, e quindi dice di far evacuare quel settore del pubblico. E allora Conan si mette a disinnescare tutte quelle bombe che sono a detta sua facilità di disinnescare, ma troppe, perché non, non ha molto tempo, diciamo. Questa scena è molto carina e un po' buffa allo stesso tempo perché mi ricorda tipo Spider-Man perché e, Conan entra nel mood Spider-Man per disinnescare le bombe con le sue bretelle che Si sente arrivata in giù, come vi sto facendo vedere nelle immagini: tra le bombe, disinnesca, entra un'altra disinnesca e si muove grazie alle bretelle in tutte le, le impalcature. La notizia arriva tramite la polizia. Arriva alla reporter che ha finalmente uno scopo tra le mani e al direttore della della Ninjorie TV che, che sembra piuttosto entusiasta di, di quello che sta per succedere infatti decide di filmare tutto e di mandarlo in redazione tutti i spettatori tutti, sì, tutti i spettatori della partita vengono, i tifosi vengono portati al centro del campo per evitare che gli cada il tabellone addosso e Conan continua a disinnescare le bombe intanto, sempre Spider-Man mood, diciamo, e che oscilla tra, tra le, le travi. Accoggendosi che non può disinnescare tutte le bombe perché sono troppe, decide di legare l'impalcatura de del tabellone con le sue bretelle elastiche, almeno non evitando l'esplosione può eh, limitare i danni. Ed è quello che succederà perché le bombe iniziano a esplodere tutte quante e il tabellone inizia proprio a precipitare che però poi si ferma perché ci sono le pedelle che lo sostengono e quindi molte persone che stanno lì vicino si, si salvano. E intanto vediamo proprio la felicità del direttore dell'incirio tv che sta proprio risultando di quello che sta succedendo, se ne frega di tutto quello che sta... E sta cadendo. L'importante è che c'è lo scoop. E la stessa cosa per la reporter che sta facendo molte foto. E il tabellone crolla proprio del tutto. E come ho già detto, si salvano tutti grazie alle bretelle e... che limitano i danni. E Conan uh, spunta dalle macerie con qualche graffietto e, e riesce... è... riuscire a salvare tutti. E um, Krovoshi Shinichi ha detto all'ispettore di tenere eh, all'oscuro di, di non far trapelare il nome di Shinichi tra le indagini. E quindi Goro si prende tutti i meriti che, e viene invaso ai giornalisti. Ora ritorniamo a, a mettere la mano sul fuoco e farlo di mano. E Conan mh, pensa che siano, ci siano 5. Persone sospettate perché ripensa appunto alle parole che ha usato mentre lui non c'era, che ha usato il dinamitardo per spiegarsi meglio nel nell'indovinello, e, e quindi e, ha pensato che, il, dato che And ha usato quell'espressione, il colpevole, tralasciando tutti i, fam i famosi. E I calciatori professionisti, e, e quelli che si sa che sono innocenti, come appunto loro ci sono questi 5 sospetti: ossia il direttore, la il reporter, l'ex cal cioè calciatore che ha fatto l'autogol, Il padre del bambino morto. Alla fine, anche Nakaoka, Il calciatore l'ex calciatore l'uomo nero intanto appare e si vede che sta facendo cose che, però, è tutto in giapponese quindi non si sa bene. Cosa stia facendo? Si vede solo che ha un mucchio di bombe, proprio tante. I poliziotti insieme a Gore iniziano ad indagare e dicono, innanzitutto, che il direttore ha avuto un gran successo grazie agli ascolti del, per l'esplosione e quindi ha un momento valido. Stessa cosa per la reporter, che con questo scoop si era ripresa. Suo, il suo posto nella relazione. un altro momento potrebbe essere il risentimento per Goro infatti a lui è stato indovinello e quindi si pensa al calciatore dell'autogol che mh, infatti Goro l'ha umiliato in pubblico per, per quella scena Goro dice non voleva comunque e, però pensano che quel risentimento non sia abbastanza forte da, da far scogitare un piano con tutte quelle bombe diciamo il padre del ragazzino, Tomo Fumi, non, non ho detto il nome, e invece potrebbe avere del risentimento perché il figlio è morto giocando eh, a calcio, e però non, non trovano un momento cioè valido e delle prove che possano, eh, come dire, che possano incriminarlo e rimane Takaoka che il suo risentimento potrebbe essere stato rifiutato dopo l'incidente è stato rifiutato dal calcio i poliziotti escludono i primi due, eh, il direttore e la reporter perché eh, non avevano i mezzi di sicuro per trovare tutte quelle bombe viene escluso anche il calciatore perché non ha... e il risentimento non era abbastanza forte e anche il padre e... Del bambino perché, a quanto ricordo, non, non aveva nessun movente. E Nakaoka, che abita nella prefettura di Gudma, viene definito da Yamamura un, eh, un tipo un po' così ribelle, quindi decidono di. la polizia decide di pedinarlo e lui sta in moto e viene arrestato dopo eh, aver aggredito Takagi. Nell'interrogatorio, nell racconta di come la Tokyo Spirits non lo abbia rifiutato, ma gli abbia anche pagato le spese mediche dopo l'incidente e ha mes messo lui a rifiutare di entrare nel club e quindi di non provare nessun risentimento per, eh, per quella squadra né tantomeno per il calcio. Infatti, farà vedere anche una cartolina di quando sei in Sud America e giocava ancora a calcio. E dopo l'incidente con un messaggio per il capo della Tokyo Spirits per il direttore e per il preside, diciamo dove diceva di non aver ancora dimenticato il calcio. A questo punto, l'unico indizio per Conan è il Kk che aveva trovato nel taccuino della Reporter e Ore 6 al parco Ora non mi ricordo il nome. Quindi si dirige lì e trova un calciatore e chiamato, cioè, soprannominato King Kazu. Che, e quindi deduce che, lui, che sia lui KK. Quindi niente di sospetto, e il calciatore si, stava, calciatore si stava allenando e invita Conan e ad allenarsi con lui. E infatti due poi fan, faranno qualche tiro, qualche tiro in porta, e, e alla fine lui, il calciatore, regala, regalerà un polsino a Conan, un polsino bianco dicendo che la, il secondo a cui l'ha regalato e che prima era rosso. Io ovviamente dico, se mi portate, io li ho portati mente. Eh, Ran intanto trova oltre a una, eh, un, una busta normale, trova una busta senza emittente eh, che la fa preoccupare. La scena si sposta in redazione dove eh, il direttore e la reporter si scontrano. All'eca del taccuino e il reporter sbircia, diciamo, e sul suo taccuino. E non prima, di che si, che si sono fatti complimenti a vicenda, diciamo, che, che dicono: "E eh, tu, eh, ti sei fatto largo con lo scoop, e eh, eh, anch'io, anche tu, guarda, e eh, i ascolti sono andati alle stelle, va bene. Comunque, su, su taccuino scrive. Eh, fa vedere che c'è scritto O Y e, e lui, lui, lui sbircia nella lettera intanto è, è arrivata che è arrivata e si scopre che, che è dello stesso che ha piazzato le bombe dove dirà che è, pro, che in quel momento mm, lui cioè, dice che Piazzare delle bombe in un posto più affollato dello stadio, non so ci sono 80.000 persone, quindi pensano che questo posto sia e, il, con, il, la sala concerti che può ospitare 100.000 persone, mm -hmm. e, dove ci sarà uno spettacolo il 3 dicembre, c'è cioè la Shadow Arena, dove si esibirà anche Yoko Kino o Y e faranno far notare Conan. Che è un'amica di coro, quindi il risentimento c'è ancora. Quindi a questo punto i sospetti ricadono maggiormente sui due, sul reporter, e sempre sul direttore e sulla reporter. E qui esce il fatto che appunto c'è scritto anche OY nel, nel taccuino della reporter, e quindi potrebbe essere lei che piazzerà delle bombe nella nel, Arena, dove si terrà il concerto. Ran fa vedere all'ispettore Megure la busta con la, con la quale ha trovato la lettera minatoria. Era una busta normale dove c'era una cravatta per Goro che, per ringraziarlo di, 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 di aver trovato le bombe. E Megure si accorge che c'è della colla che deve essere fuoriuscita. E Ran si scusa e finisce lì la storia e della colla sulla busta. Si vede ancora una volta l'uomo nero che sta facendo cose e poi ci spostiamo nella show no, ci sono il reporter, reporter e il direttore che sono pronti a documentare tutte, tutta la scena intanto Ran e Sonoco si sono diretti allo stadio Ran ha detto al padre che sarebbe andata al cinema perché le ha proprio impedito di andare dopo i, i recenti fatti di andare allo stadio Mentre a casa detective voice, tranne Conan, si accontentano di vedere le 10 finali mh, in, in, in una sala dove ci sono un sacco di. cioè 10 tv, e vedono tutte le finali contemporaneamente. Igo, della Bigosaka si fa male e quindi deve entrare Sanada, e... che fino a quel momento era stata una riserva. Grazie a una frase di Yumi, che dice tipo. Che si sono decuplicate le emozioni perché vedono 10 partire insieme. E Conan intuisce dove siano davvero le bombe. Infatti, poco dopo, e Azusa, il da del Poirot. va da Goro e dice che c'è un messaggio per lui nella cabina telefonica. Vanno a prendere il messaggio e, e, e c'è un fascicolo. Diciamo è un foglio che ora vi farò vedere. Non prima di aver fatto vedere. L uomo nero che prende un borsone pieno di bombe si dirige da qualche parte e l'immagine um, si ferma su una foto proprio di Tomo Fumi, e, sì, su una foto di, del bambino che era morto tempo prima. Il foglio dice avvertimento proprio in, in caratteri cubitali in, in rosso e um, Goro lo, lo legge ad alta voce dicendo che ha piazzato dieci, eh, tu, in tutti i 10 stati le bombe e, e le bombe appunto. Dice a, a Goro di essere l'undicesimo attaccante e di andare a trovare. Poi continuando a leggere, Goro fa una faccia stupita perché legge che le istruzioni per disattivare le bombe sono previamente scritte nel foglio quando nel foglio non c'è scritto niente che potesse dire dove fossero le bombe lo si trovassero quindi altro messaggio in codice sato nota una cosa ossia che il pennarello per scrivere avvertimento ha macchiato la puntina di eh, della spilletta della spiatrice l'uomo nero intanto a tramortire un agente e poi torniamo subito praticamente da Conan che, che appunto si nota questa spilletta che sporca di pennello rosso e lui capisce tutto guarda il foglio dall'alto e dice non vi ricordo un capo da calcio e infatti vedendolo dall'alto sembrava proprio un capo da calcio con la puntina che sembrava la porta perché vedendo un capo da calcio appunto Mm, ci sono le porte sembrano due, due spillette e quindi eh, pensano che il pennello rosso sia la traiettoria di un pallone. E mm, quindi una traiettoria che dice di disegnare apparentemente in un primo momento. Però Takagi dice che ehm, può anche riferirsi alla traversa perché ehm, cioè all'inizio Saru dice che se fosse stato un gol. Prima avrebbe fatto la linea rossa e poi avrebbe spillato. Poi Takagi dice che eh, se la spilletta è sporca di rosso, vuol dire che do si deve colpire la traversa, perché se avrei spillato. Poi sarò macchino di rosso. E la traiettoria va a finire sulla traversa. Appunto, infatti, dal tocca un da calcio. Se vedi un campagaccio dall'alto, vedi le traverse delle porte. Non la porta. Quindi, appunto, macchiando il rosso la spilletta, voleva dire che per disinnescare il bombe. Bisogna colpire la traversa, Megure informa in tutte le squadre e tutti i direttori delle squadre. E ogni calciatore dovrà avere un polsino rosso. Per, per identificarlo quindi e, tra le punte che dovranno svolgere questo lavoro tra gli attaccanti c'è anche Sanata che è entrato al posto dico che riceve questo fa vedere che riceve appunto il, il, il coso rosso di spugno come si chiama il polsino vabbè e, mh, Intanto a casa AI e Directive Boys stanno guardando la partita e notano che tutti iniziano a prendere le traverse, tutti, tutti i giocatori. E AI viene informata della cosa e da Conan. La polizia sostiene di aver trovato il colpevole e si sta dirigendo a casa, a casa sua. Conan si intromette nella macchina della polizia per, perché vuole indagare proprio lui qui in queste immagini possiamo notare come tutte le punte abbiano un polsino rosso e quindi di come tutte le vite in gioco siano, dipendono da dalle 10 punte che stanno giocando le 10 partite i calciatori iniziano a prendere le prime traverse e con molti lamenti da parte del, del pubblico che ovviamente non sa e ci sono delle bombe sotto i loro piedi. E si scopre che dietro le traverse traversi c'è un sensore, appunto, capace di rilevare la botta e di disinnescare la bomba nello stadio. Sanata riesce a colpire la traversa, ma il tabellone segna punti: non, non si spegne due volte come avrebbe dovuto fare, secondo le istruzioni de del Dinamitardo. Intanto i poliziotti sono giunti a casa del presunto colpevole. Si tratta di, del padre del, del bambino che, che, dato che Shinatori aveva trovato un validissimo mo movente per, per avercela con Goro. E inizia il racconto. Eh, Goro. Allora, iniziamo dall'inizio. Tomofumi era morto perché l'ambulanza aveva fatto qualche minuto di, di ritardo e a causa di quel ritardo c'era una scalmanata folla di tifosi che l'avevano bloccata l'ambulanza e a capo di quei tifosi di, quei, di quei ultras c'era appunto Goro e um, si spiega questa storia però Goro risponde dice non volevo e, e che noi abbiamo chiamato anche noi avevamo chiamato un'ambulanza perché c'era un vecchietto e stava aveva preso un colpo di calore e Quindi pensavo fosse la nostra. E quindi si è riuscito su Miss Understanding a causa della morte de... che sta a causa della morte de... di Tomofumi Fumi. E... Quindi eh, il padre ammette di avercela moltissimo. Eh, col detective Goro perché lo ritiene responsabile della morte del figlio. Ma dice che non ha piazzato lui le bombe. Altri sensori eh, di altre altrettante bombe. E, a causa della botta che riceve uno sulla traversa. e Subito si fa, fa vedere qualche scena di calcio e poi si risposta di nuovo l'attenzione su, sul padre che, che, che viene creduto da Conan cioè Conan crede alla sua tesi, cioè al, alla sua innocenza. Gli attaccanti continuano eh, a prendere traverse, traverse, traverse. Tant'è che a casa dice, dice pure che sono fortissimi, che anche in un momento così delicato riescono a mantenere la concentrazione. Conan vede delle foto di Tomofumi e, e tra, in un lettore che alterna le immagini e si avvicina a quel lettore vede una foto che, eh, che lo stranisce. Tra l'altro dietro al lettore c'è scritto TMS, che TMS Entertainment e, è la casa produttrice di Conan, quindi un piccolo easter egg credo. Questa è la foto in particolare, in ed è strana in quanto il figlio, Tomofumi non uh, stesse salutando né la madre mh, in fon al fondo del campo né il padre che stava registrando. Ma una terza persona. Allora Conan controlla la videocamera col quale è stato registrato e lì trova una persona che, come pensava lui, è colpevole e ha trovato, ne, ha trovato, ne, ha, ne ha trovato il momento. Su una, posizio, su una punizione intanto Sanada segna involontariamente, però comunque doveva aver preso la traversa quindi dovrebbe andare bene comunque, ma il tabellone non, non, non lampeggia due volte. Che, il che sa significare che la bomba non è stata disinnescata. Conan non riesce a trovare la prova della sua tesi e finché non ripensa a quando c'era della colla nella busta che stava insieme alla determinatoria. E... Quindi ripensa a questo accaduto e gli viene diciamo, sempre questa illuminazione. Scappa via e si dirige in un posto e che si scoprirà poi essere il National Stadium dove è iniziato tutto viene raggiunto da una macchina una macchina di a dove dentro c'erano i detective boys e A.I. che lo aveva rintracciato con i suoi stessi occhiali e eh, con il paio di riserva. aveva rintracciato Conan e quindi tutti si, si dirigono verso questo stadio che è chiuso a causa dei lavori che stanno facendo Conan scopre che ran nesso così si trovano una partita però si dice che lì sono al sicuro perché, tipo perché la bomba assaggia disinnescata, disinnesc disinnescata. E quando arrivano nello stadio, Conan scende e si dirige appunto dentro e ordinando a agente Yumi Mitsuhiko di, di restare lì. Entra nello stadio e vede, c'è cioè l'uomo nero e inizia a sparare, e Conan inizia a spiegare la sua tesi dicendo cosa era il tipo, cioè spiega di come aveva messo la lettera in modo verticale eh, nella posta in modo, di modo che eh, Ran non la notasse quando, eh, quando vedeva la posta e di come poi aveva spedito un, una lettera, cioè aveva infilato in una bustata delle lettere una lettera più grande e con della colla, appunto quella per, per dove c'era la cravatta per attirare cioè per, di modo che Ran non vedesse la, la lettera messa precedentemente. Poi il postino quando ha messo la lettera piena di colla e, e Ran l'ha tirata fuori e ha tirato fuori anche quella che sarà messa verticalmente, creandosi così un alibi, in quanto a detta di Conan, in quel momento. E si trovava e sta parlando sempre con l'uomo nero si trovava in arresto alla centrale di polizia signor ex calciatore Nakaoka intanto fa vedere Nakaoka che esce dall'ombra facendo così un colpo cioè non un colpo di scena un, un, un livello alto di, di, di per... vabbè avete capito di quanto è figo Ayumi, gente Mitsuiko escono dalla macchina segui... è... seguiti Dai che cerca di... di convincerli a tornare a tornare indietro con racconta il fatto che anche Nakaoka si trovasse nel primo nel primo e ultimo nella prima e ultima partita di Tomofumi e, e di come è... Nakaoka avesse regalato a Tomofumi un polsino rosso lo stesso che King Kazu aveva regalato a lui da piccolo vedete tutto torna inizia quindi il racconto di Nakaoka che racconta di che mentre si stava allenando ha conosciuto Tomofumi e che da quel momento ha iniziato ad allenarsi sempre con lui nonostante lui avesse questa salute come la definisce lui cagionevole si erano fatti la promessa che una volta tornato dal, eh, dal Sud America e um, Nakaoka eh, avrebbe assistito, sarebbe andato, lo sarebbe andato a trovare e, e poi che avrebbe assistito alla sua prima partita in cui Tomofumi aveva segnato colpendo la traversa, quindi ecco il motivo per cui i, i, le punte dovevano colpire la traversa. Poi Nakaoka viene a sapere del della morte di, del bambino di Tomofumi e architetta la sua diciamo, vendetta contro il detective Goro e, e contro tutti gli appassionati di calcio Conan spiega il misunderstanding misand con Goro e Anakaoka il quale non credendogli all'inizio fa esplodere una bomba e, innescando una serie di esplosioni ogni 60 secondi per 4 minuti tipo, che alla fine avrebbe fatto esplodere quello stadio insieme a loro due e coca compreso e il, a quanto ho capito anche lo stadio dove c'era anche Ran, la cui bomba non è stata esinescata da sanata perché eh, il sensore era finto. Conan rimane ferito e inizia a sanguinare e il sangue colora di rosso il suo pozzino di spugna e questo farà avere mh, delle, dei ricordi, scatenerà dei ricordi di coca di Tomofumi. Le bombe continuano ad esplodere e Conan decide di intervenire col suo, con la cintura, sua cintura a sparapalloni, fuocina un pallone con le scarpe, calcia il pallone appunto che, che sta per, per prendere la traversa. Neanche il tempo per Conan di esultare che un riflettore cade e impedisce alla palla di colpire la traversa e poi un'esplosione fa cadere tutte le macerie davanti alla porta. In quel momento l'unica speranza di Conan, l'unico mezzo era stato. era svanito. Lì interviene Genta, che vedendo Conan senza palloni, decide di usare il suo. Allora Genta passa la palla a Mitsuiko che sta sulla tribuna. Più, più in basso, mi va la passare a Yumi e da Yumi cerco di passarla a Conan, ma la palla ribalza su una maceria e, e quindi e mh, la palla si allontana invece di arrivare a Conan. Lì c'è che prende il pallone dicendo siete delle frane praticamente e lo calcia verso Conan, quello lo prende, fa una rincorsa come ha e tira una punizione bellissima tutta a giro che va a colpire la traversa e la sfonda proprio e, um, il sensore non, non si spegne perché ovviamente sarà rotto, sarà distrutto comunque le bombe sono disinnescate e Nakoga alla fine dice allora eri tu l'undicesimo attaccante allora, il film mi è piaciuto molto tant'è tant che con alcuni film di Detective Conan quando io li guardo come il quinto per esempio anche questo e piango proprio letteralmente mentre li vedo. Ci sono scene molto più epiche di, di queste come quella nel quattordicesimo film quando scappavo lo skateboard che sono molto più emozionanti ma non mi, non mi fa questo effetto invece a volte questa profondità eh, mi, mi fa proprio piangere letteralmente e eh, Qua in questo film, oltre alla parte dello skateboard che non mi è piaciuta molto, c'è un dosaggio molto molto fatto bene tra eh, azione, quindi quando va sullo skateboard per esempio, quando colpisce la traversa, e deduzione, quando deduce che è il colpevole, e, eccetera, fare fa varie deduzioni, questo dosaggio è fatto molto molto bene. In quanto non si ha né, né troppa azione, azione e troppa poca delusione né troppa delusione e troppa poca azione diciamo un 50 e 50 questo mi è piaciuto molto nel film